letto dalla stampa che il voto di fiducia sia stato posto perché il Movimento 5 Stelle su questo decreto ha fatto ostruzionismo. Allora questa è una grandissima bugia e basta andare a leggere i verbali che si potrà vedere che noi non avevamo iniziato l'ostruzionismo prima del voto di fiducia, tutt'altro. Io non comprendo per quale motivo la maggioranza, che è pure qui chiamata a difendere gli interessi e i beni comuni, esattamente come facciamo noi, nella stessa maniera, magari con idee, con ideali, magari con indirizzi politici diversi, ma sempre di beni comuni stiamo parlando. Allora mi chiedo perché mai la maggioranza accoglie i nostri emendamenti. E infatti voglio chiedere, sono curiosa di sapere quale interesse e quale bene comune ha difeso il governo non accettando il nostro emendamento di riduzione dei contributi CIP6 per assimilate ed inceneritori. Quale interesse e bene comune ha difeso il governo non accettando il vincolo di incentivi locali contro la delocalizzazione? Potrei continuare, no, la battaglia del governo è la battaglia contro il Movimento 5 Stelle ed è la battaglia contro il Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle non è ricattabile, perché il Movimento 5 Stelle propone una politica nuova dove gli interessi dei cittadini, i beni comuni non sono ricattabili, non sono in vendita, non sono merce. Questa è la nostra rivoluzione, che lo capiate o no.